quando sei con la tua migliore amica non c'è molto che possa deprimerti, a meno che ovviamente non abbiate finito i vostri popcorn preferiti. Già finiti? Peccato che questi chicchi non siano scoppiati, ne avrei potuti mangiare di più. Non starai pensando di usare il calore della piastra per capelli di Vicky, vero? No, non puoi averla, mi spiace. Oh, andiamo, condividila con Sofia. Te la restituirà quando avrà finito. Le cose stanno diventando esplosive qui dentro. Se hai dei chicchi di mais, prova a metterli qui dentro. Pensi che scoppierà come nel microonde? Oh oh, sta per succedere qualcosa qui dentro. Hai visto? Ha funzionato davvero, non posso crederci. Tieni, fai tu gli onori di casa, Vic. Beh, non è stato molto carino, vero Sofia? Non preoccuparti, ce ne sono molti altri fatti con lo stesso metodo. Hai visto che soluzione? Abbiamo degli snack extra senza doverci alzare dal divano. Qualcuno ha ordinato dei cupcake? Devo assaggiare! E sai assicurarmi che non siano avvelenati o altro? Mi entrerà tutto in bocca? Kiki! Ricordati che devi anche respirare. Non date fastidio a Vicky quando mangia i cupcake. Che buono! Sono perfetti! Cosa c'è? Mi sono sporcata? Ah, la glassa! Grazie! Ma perché si fa sempre casino quando si mangiano i cupcake? Penso di avere una soluzione! Con una mossa rapida puoi avere un cupcake sandwich! Ora la glassa non sporcherà più! Ed è ancora buonissimo! Accidenti, che genio che sei, bella! Un giro veloce e puff! Un bel sandwich! Oh sì, ed è buonissimo! Alla nostra! Ah, come sono riposata! Ma sono nuovi? Spero che sia del latte! Oggi voglio la ciotola grande! Beh, basta una qualsiasi ciotola! Accidenti! Ora come faccio a mangiare? Immagino che dovrò rinunciare alla colazione! Ma basta pensare fuori dagli schemi! O meglio, dentro la scatola! Fai un buco nella parte inferiore della scatola e taglia con cura la parte anteriore! Ora metti le forbici all'interno della busta. Versa il latte. Ed ecco a te una bella ciotola. Finalmente posso mangiare. Wow, Vicky, che fantasia. Posso mangiare anch'io. Chi ha più bisogno di ciotole? Che palle, ma che noia studiare! Perché non rendere le cose più interessanti con un innocuo scherzetto? Tutto ciò che serve è una mente creativa e della Nutella! Un po' di questa roba può fare i miracoli! Prova a metterla nella busta delle patatine e poi offrile a qualcuno! Quando Lily metterà la sua mano nella busta avrà una bella sorpresa! Sarà un bel casino, non è vero? Nascondi il barattolo prima che Lily lo veda! Mi fa male la testa, ma perché questa equazione è così difficile? Ho bisogno di carburante. Wow, cos'hai lì sulla mano, Lily? No, non asciugarti la faccia! Per Lana è stato troppo faticoso non ridere. Finalmente la lezione è finita. Oh mio Dio, guarda Lily! Beh, ciò che non conosci non fa male. Ehi, Lana, ti stai allenando? Sì, perché non ti unisci a me? No, preferisco mangiare le patatine che allenarmi. Ok, come non detto. Ora le faccio vedere io. Immergi un asciugamano come questo in un po' d'acqua mentre nessuno ti sta guardando. Accidenti, ho tanta sete, mi serve un po' d'acqua. Oh sì, va molto meglio. Grazie, sorellina! Ammazza, non immaginavo che lo stretching mi avrebbe fatto sudare così tanto! Il mio asciugamano è tutto bagnato! Per fortuna ho portato questo barattolo per strizzare l'asciugamano! Oh mio Dio!
Mi sono appena bevuta il sudore di lana! Missione compiuta! È sabato sera e Justin sta a casa a studiare. Di nuovo. Ehi bro, vuoi fare 2 o 3 tiri? Vabbè. Povero, non avrà mai tempo per giocare. Ehi, vuoi giocare alla play con me? Ho un gioco da paura! Ma non vedi che sono pieno di pagine da studiare? Ok, mi concentro. Ora ti insegno io a divertirti per una volta. Questi palloncini ravviveranno un po' l'atmosfera, soprattutto se li riempiamo d'acqua. Che il divertimento abbia inizio! Wow! Niente può distrarre Justin dallo studio! Come ha fatto a vederlo arrivare? E ora ci mettiamo un bell'intruso! Prendi questo, amico! Oddio! Justin non immaginava mica di stare in piscina! I miei libri! Tutti rovinati! E ora che faccio? Kevin! Wow! Sembra siano nel bel mezzo di una gara vincente! Ehi, non barare, Justin! Piccola pausa per uno snack! Oh no! La mia macchina sembra stia cadendo in acqua! Ehi, questi triangolini sono troppo buoni! Le corse con le auto fanno proprio venire fame, vero? Tutti in un sol boccone! Ehi, Kevin si è mangiato l'ultimo! Ok, mi alzo e ne prendo altri, va! Kevin pensa sempre a se stesso, devo fare sempre io da mangiare! Ma come dice il detto, non mordere la mano che ti nutre! Altrimenti il morso ti torna indietro! Diamo un po' di piccantezza, va? Kevin non sospetterà mai che sul pane c'è il tabasco! Questo scherzo sarà epico! Ti ho preparato altri snack, Kevin! Sono tutti per te! Wow! Tutto per me! Certo, amico! Forza, Kevin! Dai un mozzico! Sto andando a fuoco! Dai, beviti la soda! Go! Ho bisogno di un sollievo! Ok, sembra vada molto meglio! No! Ancora a fuoco! Chef Brian a rapporto! Stai preparando la cena? Non pensarci nemmeno! Posso fare uno spuntino? No! Mi bastano un paio di patatine! Che cos'è? Ehi, no significa no, David! Ti rovinerai l'appetito! Ah, che profumo delizioso! Alla fine David è riuscito a rubare un biscotto! Non farti vedere da Brian? Ehi, ce n'erano 8 qui dentro! E questi sono stati morsi da qualcuno! A chi verrebbe in mente di fare questo? Mi viene in mente solo una persona, il cui nome inizia con D. Ho un sacco di farina qui. E potrebbe tornarmi utile. Insieme a questo, per questo scherzo, tagliate una fessura sul fondo del sacchetto. Una volta in posizione verticale, versate una tazza di farina all'interno e poi un'altra fino a riempirlo. Non dimenticate di chiuderlo. David? Non mi sento molto bene. Perché non lo mangi tu? Oh, non farmi insistere. Non preoccuparti di queste cose. Cavolo, grazie, Brian. Wow! Qualcuno ha ordinato mezzo chilo di farina? Dove sono le patatine? Sei stato tu? È stato divertente, credo. Non vedevo l'ora di andare a letto. Maschera messa. E Morfeo mi sta aspettando. Ehi! Cos'è questo rumore? Chi osa svegliarmi dal mio sonno? Scommetto che è ancora David. Oh! Sì, sono i suoi allenamenti notturni. Lui ha i suoi esercizi di danza. Ma dove impara tutte queste cose? Quel passo è veramente notevole.
Questo era proprio complicato. Pausa zuccheri. Come potrei proseguire? Ah, sì. Devo mettere fine a questo. Vado. Chiedo scusa. Che c'è adesso? Vuoi ballare? Sì, ok, iniziamo. Abbassa il volume, ok? La vecchia mossa della manopola. Stop, per favore. È inutile. Vuoi un sorso? Cosa? Pensandoci bene, questo potrebbe mettere fine al baccano. Certo, ne prendo un po'. Vuoi stare sveglio tutta la notte? Questa salsa di soia metterà fine a tutto questo. A quanto pare, Coca-Cola e salsa di soia sono indistinguibili. Fino a quando non le bevi, ovviamente. Ecco, non sono un genio? Che lo spettacolo abbia inizio. Questo livello spacca. Si comincia. E questo trucco sarà indimenticabile. Perfetto. Ed esco di scena. Ok, altro rifornimento di zuccheri. Che cosa? A quanto pare la coca salata non è molto buona. Che cos'è questa bottiglia? Non ti è piaciuta, vero? Adesso posso tornare a letto.